E dopo gli Imagine Dragons, come già annunciato, ecco che torna la nostra rubrica dedicata alla musica del territorio, questa è Liberi Tutti Live, e oggi collegata con noi, come potete ben vedere, c'è la bassista di un giovane gruppo fiorentino che si chiama For Sale, spero di averlo pronunciato bene, e lei è Flora. Ciao e bentrovata. Ciao, grazie. Eccoci qua, grazie a te per essere ovviamente con noi. Si diceva appunto un giovane progetto un po' in tutti i sensi, no? Che arriva da Firenze, siete in quattro. Raccontaci un po' intanto il vostro progetto musicale, come nasce, e poi ovviamente ci concentriamo anche sulle vostre pubblicazioni, perché noi siamo qui proprio in occasione dell'uscita del vostro secondo singolo, Il Fuoco Non Lo Sento. Dove nasce tutto, Flora? Allora, nasce tutto, è un progetto, come hai detto tu, abbastanza recente, perché noi siamo una formazione che ha avuto proprio nascita nel 2019, a inizio anno, per cui tra l'altro anche un po' sfortunati, sì, perché infatti dopo poco tra l'altro siamo stati un po' penalizzati dal coronavirus, però siamo nati da un'idea mia e del nostro chitarrista Bruno. Venivamo da un'esperienza musicale che sì, ci aveva comunque appassionato ancora di più al mondo della musica, però eravamo in cerca di un'identità un po' più nostra, diciamo, okay, di fare un genere che ci piacesse di più, e da lì abbiamo cominciato proprio a chiedere agli amici in giro se conoscesse unirsi a questo progetto. E da lì abbiamo appunto reclutato il nostro cantante Filippo Masi, che era la sua prima esperienza, come anche il batterista che abbiamo trovato attraverso la mia scuola di musica di quando facevo i corsi, quindi tutto locale, direi, tutto della zona. Dai. Un po' come quelle band, insomma, come si faceva un tempo, che si attaccavano, insomma, i messaggi sulle bacheche, astenersi per di tempo, un po' la vecchia maniera, insomma, con il passaparola, ma in fondo poi è bello così, no? Che ci sia sempre un po' quest'origine nei gruppi, e forse quella che poi ti porta a cercarti, anche a trovarti, e quindi anche a creare poi forse i gruppi più vincenti. Come vi siete diciamo trovati poi in questi primi tempi, se così vogliamo, perché insomma è passato un po' di tempo, ma non tanto, e come hai detto tu, per lo più poi caratterizzato insomma da questo evento sfortunato della pandemia, che vi ha chiaramente anche tenuti lontani. Come avete reagito un po' a questo momento? Allora, noi appunto avevamo da poco iniziato a fare i primi live, avevamo da poco iniziato a cercare anche un po' più un indirizzo in cui volevamo andare, di genere comune, perché i gusti musicali nostri sono tutti più o meno gli stessi, però diverse sfaccettature, quindi dovevamo trovare un po' di punti di incontro e tutto. E sinceramente, nel poco tempo che abbiamo avuto, a nostro parere ci siamo riusciti, perché certo all'inizio ci sono un po' di difficoltà anche, no, di suonare con persone nuove, trovarsi a proprio agio, però con noi è stato tutto molto immediato. E adesso, per esempio, un aneddoto è che abbiamo provato anche a fare delle prove a distanza. Esatto. Com'è andata? È un po' problematico. Beh, esatto, perché poi mi sono sempre chiesta, se fai collegamenti, cioè un conto è dire lavoro a distanza, io registro la mia parte, tu registri la tua, poi li montiamo, ha senso, cioè la tecnologia non solo ci permette di farlo, comunque in generale spesso purtroppo sì, nelle grandi produzioni si registra così, però cioè cercare di provare a distanza, voglio dire, non c'è magari il ritorno, il fatto che uno possa non andare a tempo perché sono sfasati, appunto i tempi, c'è il ritardo, com'è andata? Sì, questo c'è, infatti per quanto riguarda il suonare proprio insieme è praticamente impossibile, però funziona molto per proporre, cioè nel senso, certo, magari ognuno di noi trovava un giro che lo ispirava, qualcosa di interessante, lo faceva sentire e poi ognuno ci lavorava per conto suo, che è ecco, un po' come abbiamo registrato il primo inedito, poi che era già nato in sala, però lo abbiamo perfezionato ognuno per conto suo, perché è uscito l'11 di gennaio del 2021, quindi cavoli. Che effetto vi ha fatto, no? Comunque in un momento del genere lanciare, no, qualcosa di vostro, era il vostro primo singolo, cioè vedere la nascita di qualcosa in un momento appunto così particolare. Ah, è stato molto emozionante, e soprattutto proprio, cioè, un po' un faro di speranza, diciamo, perché ci sembrava impossibile, ci abbiamo messo un'eternità perché dovevamo andare uno alla volta a registrare tutto, però alla fine vedere il prodotto finito è stata una soddisfazione. Ora, chiaro,
per la promozione e tutto, manca tanto fare il live, manca tanto farlo sentire a più persone. È chiaro che per ora il feedback degli amici e tutto è stato positivo, gratificante, però a noi manca proprio la parte del farsi conoscere, ecco. Vabbè, lo immagino. Poi insomma parleremo anche dei progetti futuri, speriamo presto, delle possibilità insomma che vi porteranno, no? Anche in giro, speriamo in un'estate di apertura anche per la musica, per il settore musicale in generale. Si parlava del primo singolo, Felicia, se non sbaglio, ecco, siete insomma a quota due singoli, come nascono un po' le vostre canzoni? Lo stavi dicendo anche prima, come le avete fatte nascere, almeno in un momento del genere anche molto creativo, mi sembra, di dialogo, no? Tra voi che siete in quattro, lo ricordiamo, tra l'altro tu sei la bassista, e come nascono i testi, se nasce prima la musica, poi le parole, e quindi qual è, diciamo, la genesi anche di un brano come Il fuoco non lo sento? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere un cantante che è un uragano di idee, cioè lui arriva un giorno in sala prove e ti presenta due canzoni che gli sono passate per la testa, e quasi sempre sono cose chiaramente che approviamo perché i gusti sono molto simili, e lui arriva di solito con un giro di chitarra che si è fatto in cameretta proprio alla vecchia maniera, e niente, con un testo già fatto, perché lui è molto, insomma, è molto stimolato a scrivere proprio il testo subito della canzone piuttosto che la musica in sé. E poi, una volta che lui ha proposto il testo, ognuno lavora a ciò che secondo sarebbe molto per il suo strumento. Certo, quindi insomma poi diventa un lavoro di squadra. Ecco, Filippo, dicevi che il cantante è la sua prima esperienza, e quindi insomma finora dove aveva tenuto tutto questo talento? Lo serbava appunto per un progetto musicale, o magari aveva già scritto qualcosa? Ma lui è proprio un creativo, quindi anche sui social si metteva appunto video in cui canticchiava, in cui lui è un grafico, quindi la sua creatività la fa uscire in tutti i modi possibili, e noi l'abbiamo proprio catturato. L'avete proprio colto. Abbiamo preso, sì. Ecco, voi tra l'altro siete insomma molto giovani, so, state ancora studiando? Sì, siamo tutti e quattro studenti. Ok, e siete proprio di Firenze, provincia, di dove siete di preciso? Sì, Lorenzo, il batterista, è proprio di Firenze, invece noi tre siamo di Bagnarricoli. Ok, quindi adesso tu ci stai proprio, sei collegata da casa, insomma, da Bagnarricoli. Sì, esattamente. Ok, quindi sei proprio là dove le tue idee, dove i tuoi giri di basso sono nati magari, no, negli ultimi tempi. E esatto. A proposito dello strumento del basso, che io ho sempre adorato quando ero giovane, anch'io mi ero lanciata in questa figura perché insomma, diciamolo, oltre a essere un bellissimo strumento, sono contenta di poterne parlare proprio con te che sei bassista. Come ti dicevo fuori onda, questa cosa poi delle bassiste rock, cioè nel senso della figura femminile all'interno di tanti gruppi rock, di donne che suonano il basso, insomma, in certi anni è stata anche un po' sdoganata, rimane comunque molto, molto affascinante. C'è secondo te un motivo per cui tante, cioè, che c'entra, ci sono anche donne batteriste, donne chitarriste, però questa cosa delle donne bassiste mi sembra un connubio vincente, che ne pensi? Allora, lo penso anche io, e secondo me è uno strumento molto, allora, a parte essere uno strumento unico principale, diciamo, che proprio dà un'impronta fortemente dal ritmo del pezzo, della canzone, certo, di quello che si fa, quindi fondamentale. E poi è uno strumento che allo stesso tempo è delicato, però anche incisivo, molto incisivo, e secondo me spesso ho sentito dire da altri, ma mi ci ritrovo un po', è uno strumento molto anche affascinante, un po' sensuale anche, direi. Vero, sono d'accordo. Sì, quindi secondo me ha un po', si presta, ecco, a una figura femminile. Sì, anche se poi insomma ci sono tantissimi bassisti, gli uomini, come sappiamo, famosissimi, ci mancherebbe. Poi è anche vero il contrario, che sicuramente tutti gli strumenti poi sono giusti per i diversi tipi di personalità, però è vero che ci sono tante bassiste donne, penso agli Smashing Pumpkins, per dirne anche uno, io, insomma, subito, no? Sì. Immagino, è quello un po' l'immaginario a cui tutti andiamo subito, un po' degli anni 90, però ci sta, effettivamente è molto, molto affascinante come strumento, mai scontato, e quindi proprio per questo
magari spesso incuriosisce, no, di più, e lo sappiamo, e i nostri come dire, la curiosità, essendo femmina, magari va dietro veramente anche a qualcosa di meno scontato anche a livello, esatto, musicale. Nel mio caso è stato così, sì. Esatto. Quant'è che suoni? È molto tempo? Hai cominciato magari da più piccolo? Insomma, di solito non è che a 5 anni uno va a studiare il basso, ci si arriva, no? No, io ho iniziato 7 anni fa. Beh, 6 anni fa, sì, diciamo, però, sì. Grazie al chitarrista comunque dei Forsane, tra l'altro. Ah, come mai? Perché era tuo amico già da prima o...? Noi, i nostri genitori erano migliori amici al liceo, e quando lui ha iniziato a suonare la chitarra mi ha detto: ma perché non mettiamo su un gruppo? Giusto. E io ho fatto: certo, però se devo scegliere scelgo il basso, cioè subito così. Era così, quindi era proprio il tuo strumento, benissimo. Invece per quanto riguarda i vostri testi, come abbiamo detto che sono quelli di Filippo Masi, legato soprattutto all'ultima canzone, così poi ci andiamo ad ascoltare il vostro singolo, appunto Il fuoco non lo sento, anche se appunto i testi non sono tuoi ma ci avete lavorato insieme. Di cosa parla questa canzone? Spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché comunque intanto c'è la scelta di scrivere in italiano, no? Che è sempre una scelta molto determinata, molto precisa da parte delle band e mai scontata, soprattutto quando si parla di rock. E poi comunque, insomma, anche con un testo abbastanza esistenzialista, se vogliamo, anche un po' nel senso classico del termine. Sì, è un po' anche ermetico, secondo me. Lui ha sempre questi testi un po' da decifrare, che è un po' la sua bellezza, diciamo, perché come hai detto te, non è per niente ovvio scrivere in italiano, perché la scelta più, diciamo, piaciona sarebbe scrivere in inglese e tutto. Però noi appunto abbiamo la fortuna di avere lui che scrive molto bene, e questo testo parla della decadenza. Lui ha detto della decadenza intesa come tempi moderni in cui c'è un po' di frivolezza, un po' di attaccamento all'immagine, che è molto limitante per certi versi, e anche un po', come dire, lui sostiene che non faccia completamente vivere nella realtà. E quindi questa canzone, appunto, come dice nel ritornello, come un aquilone che vola su un burrone, vuol dire che dobbiamo, ci sentiamo veramente noi quando ci stacchiamo un po' da questa realtà e cerchiamo un posto nostro dove stare meglio, diciamo. Benissimo, noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare Il fuoco non lo sento, e però prima ti voglio chiedere quali sono i vostri prossimi appuntamenti, perché so che per adesso state cercando ovviamente di avercelo, no? Un orizzonte anche per tornare live. E allora, i programmi ancora sono un po' da definire, certo, vista la situazione, però Covid permettendo abbiamo in programma un concerto allo Spazio Giovani delle Cure, dove hanno allestito un palco che è per un progetto a cui noi partecipiamo del Comune di Firenze, che si chiama Laboratorio Band, e ci esibiremo lì probabilmente il 30 di giugno. E sempre Covid permettendo, il 2 di luglio all'Antella, al Teatro Comunale. Benissimo, allora noi facciamo un grande in bocca al lupo per le vostre prossime date, anche spero per nuove uscite, no? Perché insomma è chiaro che siamo soltanto al secondo singolo, immagino che ancora qualcosa dobbiamo aspettarcelo, no? Esatto, infatti a breve, pensiamo entro giugno, che avrete delle sorprese al riguardo. Benissimo, benissimo, quindi ci hai già dato un indizio. Allora io ti ringrazio Flora, bassista dei Forsail, e salutiamo anche Bruno, Filippo e Lorenzo, giusto, che sono gli altri componenti, esatto, della band. Vi facciamo un grande in bocca al lupo e ci andiamo ad ascoltare la vostra Il fuoco non lo sento. Grazie Flora, un grande augurio, grazie, e spero a te, presto. Irene. Ciao. A presto, grazie. Solo scopo del vento.